Oggi non possiamo lasciare il cerino in mano alle imprese e alle famiglie che si sono impegnate in queste dinamiche. Nel caos del superbonus, la questione urgente da risolvere riguarda i crediti incagliati. Massimo Amoretuzzo, candidato alla presidenza della regione per il centro-sinistra, va all'attacco del governatore in carica, che accusa di aver compiuto un voltafaccia sul tema. Dispiace che l'ordine dell'emendamento che era stato approvato la scorsa settimana in Consiglio regionale all'unanimità da tutti i gruppi consiliari che impegnava la Regione ad acquistare i crediti sia stato smentito il giorno dopo dal governo Meloni e anche dal presidente Fedriga che si è detto d'accordo con la presa di posizione della Meloni rispetto invece a quella del suo Consiglio regionale e della sua maggioranza. E in tema di incentivi per l'edilizia e l'efficientamento energetico delle case, Amoretuzzo attacca anche il bonus per il fotovoltaico annunciato dalla regione già nell'autunno scorso e in partenza proprio domani. Ed è stato detto alle cittadine e ai cittadini di Friuli Venezia Giulia che la Regione avrebbe permesso di arrivare a un abbattimento quasi totale delle spese, sicuramente del 90%, quindi 40% di contributo regionale e 50% di detrazioni da parte dello Stato. Così non è, perché ieri abbiamo dato notizia di una diciamo, informativa che è stata messa sul sito della Regione, quindi un documento ufficiale dell'amministrazione regionale, in cui si dice che le detrazioni dello Stato intervengono al netto del contributo regionale e vuol dire che su una spesa di 10.000 euro ipotetica, 4.000 euro sono di contributo regionale, il 40%, le detrazioni sono sui 6.000 euro rimanenti, quindi solo 3.000 euro.